siamo qua per manifestare il nostro sostegno e solidarietà a Nicoletta Dosio, storica militante NoTav e coordinatrice nazionale di Potere al Popolo, arrestata ieri sera nella sua casa a Bussoleno e tratta in carcere alle Vallette. Nicoletta è una donna di quasi 74 anni, una professoressa di greco e latino in pensione, che ha dedicato la sua vita alle lotte sociali per un mondo più giusto per tutte e tutti, e passerà il Capodanno da sola in carcere con l'assurda accusa o pretesto di violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Ma quale interruzione di pubblico servizio? Anzi interruzione di privato guadagno! Perché non si può mandare in carcere per un anno una persona, anche di una certa età, per aver tenuto aperto un casello autostradale per 20 minuti, per far passare gratuitamente gli automobilisti, insieme ad altri manifestanti, per protestare contro autostrade, contro lo spreco scellerato di fondi pubblici, per ingrassare le tasche di tangentisti, politici corrotti e mafiosi, contro il TAV. Così, mentre Nicoletta Dosio viene condotta in carcere, sulla A26 si stacca un pezzo di soffitto di una galleria, solo l'ultimo degli imperdonabili crolli che hanno reso noto come l'Italia sia un paese che si sgretola sotto la pioggia, senza dimenticare la strage, non la tragedia, la strage del Ponte Morandi. Mentre Nicoletta Dosio viene tratta in carcere, l'ex amministratore delegato e direttore generale di Atlantia, Giovanni Castellucci, fa la bella vita con la sua buonuscita di 13 milioni dopo le dimissioni. Mentre Nicoletta Dosio viene tratta in carcere dalla società Autostrade, nonostante tutte le inadempienze al solo scopo di lucrare, speculare, guadagnare sempre di più, per cui ad ogni episodio si rischia una tragedia, anzi strage, minaccia lo Stato italiano di una penale da 25 miliardi di euro in caso di ritiro delle concessioni. Ma a dire la verità, la ragione per cui Nicoletta viene arrestata è un'altra. È la sua attività politica e sociale, la sua lotta alla grande opera inutile per eccellenza, il TAV Torino-Lione. Il vero problema? Il problema è la sua visione di un mondo migliore per tutte e tutti, non di un mondo dominato dai padroni, dai ricchi, dai mafiosi, come alcuni pro-TAV, per citare cronache recenti. La lotta dei NoTav ha scatenato a Torino un meccanismo repressivo, poliziesco e giudiziario che non ha uguali nel resto d'Italia. Questo significa che siamo sulla strada giusta, significa che stiamo davvero mettendo in discussione i falsi paradigmi dello sviluppo e che stiamo facendo tremare le tasche a tanta gente. In tutto questo la giustizia non c'entra proprio niente, ma la lotta non si arresta, non potete fermare il vento, al massimo potete solo fargli perdere tempo. Così mentre Nicoletta Dosio, che dall'alto della sua dignità di essere umano e di militante, ha pubblicamente rifiutato misure detentive alternative al carcere, qui ci teniamo a chiarire che non abbiamo paura, ma solo tanta rabbia, e che non ci fermerete mai. No, TAV, fino alla vittoria! La lotta non si arresta! Nicoletta libera! 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 Ah, giusto due parole di numero, perché ovviamente le motivazioni che hanno portato all'arresto di Nicoletta Dosio sono forti e sono condivise, diciamo, a maggior ragione in una città come questa, in un posto simbolico come la stazione di Viareggio, dove per la corruzione e per l'inefficienza delle infrastrutture pubbliche piangiamo ancora dei morti. Nicoletta si è opposta a tutto questo e per questo è finita in carcere. Ma la cosa più grave è che viviamo in un paese che se succedesse da qualunque altra parte del mondo si griderebbe all'incarceramento degli oppositori politici. Dove sono quelli che si indignano a fasi alterne, che pontificano sulla democrazia in tutto il mondo e poi in Italia, dove al governo, ricordiamo, non c'è Salvini, ci sono i 5 Stelle, il PD, Sinistra Italiana, vengono incarcerati gli oppositori politici. Ecco, forse dovremmo porci questa domanda anche rispetto a chi in questi giorni scende in piazza contro il pericolo fascismo, ma forse il rischio è che il fascismo ce l'abbiamo già in casa senza che ce ne siamo accorti.
Ecco, allora io oggi, a nome di Rifondazione Comunista, volevo portare la solidarietà al Movimento No TAV e a tutta la comunità di Potere al Popolo per questo atto repressivo ingiustificabile, come ce ne sono anche sul nostro territorio. Basti pensare a chi è stato rinviato a giudizio con accuse analoghe a quelle che hanno colpito Nicoletta per aver contestato la presenza di Matteo Salvini a Viareggio, nonostante fosse già stato assolto in prima battuta per un reato diverso da quello contestato oggi per gli stessi fatti. Ecco, questo accanimento che purtroppo ormai coinvolge molte procure, coinvolge la procura di Torino, ma sempre di più anche quella di Lucca, è ingiustificabile e inaccettabile se si pensa di vivere in un paese democratico. Allora io dico due cose velocissime al nome del Laboratorio contro la Repressione SACO, che da tempo si occupa questo territorio del problema della repressione. Lo diceva già qualcuno che mi ha preceduto, sono stati molte le inchieste, i processi che ci sono sul territorio, così come ci sono in altri territori. Di solito chi lotta subisce l'attenzione delle forze di polizia e della magistratura, e vengono messi in atto procedimenti penali, alle volte farsa, alle volte che comunque hanno lo scopo di criminalizzare e di reprimere le lotte. Quello che è accaduto oggi in Valsusa non ci sorprende, non ci meraviglia, forse può indignare qualche democratico, può indignare qualche persona che dice ma come a 74 anni si può andare in carcere per un blocco stradale. Sì, a 74 anni si può andare in carcere se si sta da una certa parte. D'altro canto abbiamo visto e vediamo come la giustizia usa due pesi e due misure. Questa è la città di 32 morti in nome del profitto, non una fatale coincidenza, non una drammatica disattenzione, come tentò di dire il cavaliere di morte Mauro Moretti, ma figli della strage del profitto, di cui lo stesso Moretti, tanto caro e amico di partisan delle forze di destra e di sinistra, Partito Democratico incluso, cioè è stato condannato per due volte, e però ancora il carcere Moretti non ce l'ha. In carcere ci vanno i comunisti, in carcere ci va Nicoletta Dosio, in carcere ci va chi si oppone in questo paese nelle lotte sociali, che sia un picchetto di lavoratori, vediamo a Prato, multati con quel vergognoso, infame decreto Salvini che questo governo aveva detto di cancellare e che ancora non ha cancellato. E la repressione colpisce chi lotta per l'ambiente, e noi lo sappiamo bene, sappiamo qui chi lottò contro l'inceneritore del Pollino a Pietrasanta, sappiamo bene quello che è successo oggi in questa donna, che è successo tante altre volte a tanti altri notabili. Quindi noi qui credo che portare la solidarietà a Nicoletta Dosio sia un atto dovuto, ma sia soprattutto importante anche dire che la repressione non ferma la lotta, perché Nicoletta Dosio è andata in carcere col sorriso, sapendo che il carcere è una prigione fatta di mattoni, ma la società ha tante altre prigioni, e a seconda dello spirito che hai, della capacità che hai di reagire, soprattutto della solidarietà che costruisci e dell'unità che ottieni, magari sei più libero dentro un carcere che fuori, dove c'è pieno di servi, dove c'è pieno di guitti, dove c'è pieno di schiavi, di tanti yes men, di tante persone che obbediscono e che credono di essere dalla parte giusta ma sono dalla parte sbagliata. Nicoletta invece è dalla parte giusta, come dalla parte giusta sono tantissimi altri compagni che stanno nelle carceri in questo paese. Quindi io penso che una delle cose importanti sia dire no alla repressione, no alla criminalizzazione, che va di pari passo con la repressione. Noi come Laboratorio contro la Repressione SACO abbiamo fatto un opuscolo dove parliamo e prendiamo in esame alcuni dei processi in atto tra Viareggio, Lucca e Massa, ma adesso presto questa roba sarà allargata e anche da quasi tutta la regione. Insomma, stiamo lavorando con i compagni di Livorno, da Firenze, per monitorare, per mappare e per dire che la repressione sì c'è, ma non ci scoraggia, noi la lotta la continuiamo e la affrontiamo anche su quel terreno. La TAV è un'opera inutile, ma su questo non sto a dire niente, l'ha già stato detto, lo dimostrano i fatti, così come è inutile l'asse di penetrazione a Viareggio, uno scempio che distruggerebbe il parco, che abbatterebbe migliaia di alberi, che demolirebbe una casa dove ci abitano 9 famiglie, ma questo è il profitto. Fino a che non mettiamo in discussione il sistema capitalistico, noi con queste robe ci avremo sempre a che fare. Quindi Nicoletta libera, liberi tutti, no alla repressione e solidarietà di classe.